Bentrovati a tutti, facciamo questo video proprio per renderci conto di quanto è importante ringraziare anche la sera, finita la giornata. Tante volte diamo tutto per scontato, tutto per dovuto, e invece in fondo dovremmo fermarci un attimo e ringraziare chi questa vita ce l'ha donata, il Signore nostro Gesù Cristo, per tutti i benefici che abbiamo avuto durante la giornata. Quindi facciamo questa preghiera insieme, la preghiera della sera, quella che tante volte viene chiamata Ti adoro, e la faremo appunto insieme, senza mettere da parte tutte le cose che sono state importanti, ma donare al Signore invece quelle cose belle, ma anche quelle piccole croci, piccole o grandi, che durante la giornata abbiamo dovuto affrontare. Quindi ci mettiamo un attimo in silenzio e cominceremo la nostra preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami tutto il male commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo, lo offro a te. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. E ora chiediamo la benedizione di Dio su ognuno di noi, sulle nostre famiglie, su tutte le persone che ci stanno a cuore, su tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. E vi auguro una felice e una santa notte.